foresta e Bari vista dall'alto. Il mare che bagna le coste della città, il castello Svevo che dà il benvenuto ai turisti pronti a visitare la città vecchia, la cattedrale di San Sabino e poi la basilica di San Nicola, luogo di culto, storia e tradizione. Poi ci sono i vicoli che profumano di casa con le donne che preparano le tipiche orecchiette baresi. A Bari ci si sente sempre a casa. Bari comunità aperta, lo ricorda anche lo statuto comunale che sposa in pieno quello che questa città è riuscita a costruire nei decenni nel nome di San Nicola. Di migrazioni, luoghi d'incontro, considerate opportunità per costruire un domani di pace. Bari è la città di San Nicola e noi sappiamo molto bene che non soltanto nel segno di San Nicola, ma già come vocazione, prima ancora dell'arrivo di San Nicola, Bari è stata una città di frontiera, una città cerniera, una città di incontro di popoli, nazioni, religioni. E a partire dal 1087, quando è arrivato qui San Nicola attraverso le sue reliquie, Bari è diventata ponte di incontro tra Oriente ed Occidente. Attendiamo i pellegrini come l'abbiamo sempre attesi, i pellegrini qui sono di casa perché la casa di San Nicola è la casa di tutti, attendiamo in modo particolare anche i pellegrini del mondo orientale, soprattutto orientale ortodosso russo, sperando che quest'anno si possa riprendere un pellegrinaggio che è stato interrotto a causa della pandemia e in modo particolare per questi eventi tristi che stiamo vivendo della guerra in Ucraina. San Nicola ci possa indicare quelli che sono i veri sentieri della pace e se noi ci facciamo prendere per mano da San Nicola ci dice di non lasciarci soccombere dalla guerra, ma di fare tesoro del dono della pace che viene da nostro Signore Gesù Cristo e il dono della pace è concesso a tutti, nessuno escluso. L'idea di un cantiere di pace nasce dalla convinzione che la pace sia da preparare tutti i giorni. Questo lavoro a Bari è svolto da decenni e la dimostrazione sono le persone che hanno scelto di vivere qui e costruire il loro futuro. È il caso di Awa, giovane imprenditrice senegalese che nel cuore del quartiere Libertà ha deciso di aprire il suo laboratorio creativo. Io mi chiamo Awa Cham e vengo dal Senegal. E conosco San Nicola perché non puoi vivere a Bari e non conoscerlo. Poi io, sinceramente, la mia prima uscita a Bari era a San Nicola di maggio. Quindi cioè, io conosco San Nicola.
Allora, sinceramente all'inizio quando sono venuta a Bari era in realtà per cercare di fare vedere magari la storia africana, farla conoscere meglio agli italiani. Poi dopo, quando sono tornata in Senegal, cioè io qui ho cercato più o meno a esporre le maschere, quelle cose africane che io mi occupavo prima di venire in Italia, ma vedendo che non riuscivo a fare con le gallerie d'arte, andando in Senegal ho scoperto questo abbigliamento, accessori, ho detto ma perché non portarlo a Bari? E lì è iniziato tutto, quindi dal Senegal mi è venuta l'idea di portare queste cose. Una cosa che noto sempre, che ho sempre detto anche quando sono tornata in Senegal, è che io sinceramente il sud mi piace tanto perché ovunque dove vado, cioè magari quando apri per le feste patronali le persone ti danno la bottiglia d'acqua, ti danno magari cioè delle cose che comunque ritrovi, che hai lasciato in Africa e che vieni in Europa le trovi, ma soltanto al sud. Quando sono venuta qui nel 2013-14 era soltanto per partorire 2 mesi, poi tornare in Senegal. Poi perché mio marito vive qui da più di 20 anni, quindi da partorire e tornare in Senegal mi sono trovata bene e ho sempre sentito in me che dovevo fare qualcosa qui a Bari perché ci sono delle cose che manca. Voglio veramente dimostrare, cioè voglio far vedere agli italiani, soprattutto il sud, che c'è altro che quelle che vedono in TV. Bari, terra di migrazioni, luogo di incontro di culture diverse. In questa città multietnica ognuno riesce a sentirsi a casa. La città di San Nicola diventa luogo fecondo per parlare la propria lingua e vivere le proprie tradizioni. È il caso di Rosetta, stilista georgiana, che ci ha accolti nella sua casa nel quartiere Madonnella. Madre di 4 figlie, condivide con loro una vena artistica che passa dal cucito fino alla musica. Sono Rosetta Chitovani dalla Georgia. Io sono una stilista, e sto lavorando abiti la sposa, abiti la tradizionale nostro. San Nicola, nostro santo, molto molto piace ai georgiani, e tanti georgiani vieni anche qua in chiesa, basilico, viene dalla Georgia, deve fare preghiera così, no? San Nicola, nostro santo. Io sono ortodossa e noi ortodossi 19 dicembre festeggiamo questo San Nicola. Vieni anche tanti georgiani, tanti preti a Bari e facciamo così la preghiera. Bari è molto dolce per noi, molto dolce. Come lo sai, io a gennaio andata a nord, voleva lavorare lì. No, io non potevo stare lì, stavo con grande nostalgia, hai capito come il mio paese stava così. Quando io tornata a Bari, io sentivo, io tornata a casa mia. La lotta all'integrazione e alle ingiustizie, il senso di pace e fratellanza deve essere costruito giorno dopo giorno, proprio come in un cantiere.
Bari è già sulla giusta via. Un lavoro portato avanti negli anni grazie anche ad una semplice carezza, a un sorriso, all'aiuto dato al prossimo. E l'amore, quello nel nome di San Nicola, rispecchia appieno le parole di Gabriel Marcel. Bisogna uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimento di essere.